Buongiorno a tutti, sono Paolo Longobardi, consulente finanziario di Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari di Deutsche Bank. Ringrazio Comunicazione Italiana per l'opportunità di avermi invitato in questa giornata. Condividerò insieme questo spazio con Francesco Piraino, Head of Business Development Retail di Nordea Asset Management. Nel tempo che avrò a mia disposizione, farò una rapida panoramica dei tre pilastri ESG, con l'obiettivo di sensibilizzarvi sulla necessità di investire in strumenti finanziari che abbiano una finalità socialmente responsabile. La finanza sostenibile è oggi la più grande risorsa che abbiamo per arginare la deriva del nostro pianeta per i cambiamenti climatici, poiché tutte le scelte che facciamo ogni giorno hanno un profondo impatto sull'ambiente. Who cares wins? Questo è il titolo dell'ONU dell'importanza che ha redatto nel 2004, però non importa chi vince, perché questa sfida dobbiamo vincerla tutti quanti insieme per abbattere entro il 2030 il 50% delle emissioni di ozono. Poi negli anni successivi si è ampliato al settore finanziario, al settore sociale, sia con il PRI che con ISDG, i Sustainable Global Development Goals. ESG significa quindi tener conto naturalmente dei fattori ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali, anche se, come vedremo in seguito, i tre pilastri non sono perfettamente allineati. Pertanto, tutti i processi decisionali presenti e futuri dovranno tener conto oramai delle questioni di sostenibilità. Andando nello specifico dell'acronimo ESG, desidero insomma rapidamente descrivervi come nasce e cosa deve tener conto una strategia ESG proposta da un asset manager, da una società di investimento. Quindi è come environment, ovvero ambiente, quindi ragioniamo di biodiversità, di emissioni a gas effetto serra, gestione dell'acqua e degrado del suolo. Prendendo ad esempio l'Italia, in Italia ci sono oltre 9 milioni di alberi da foresta, che coprono circa il 35% di tutta la superficie. Anzi, addirittura ci sono due regioni come il Trentino e l'Alto Adige che ne coprono più del 50% della superficie. Ma questo non significa che l'Italia sia un paese che gode di ottima salute, perché i boschi, gli oceani e le foreste insieme alle barriere coralline, assumono oggi un'importanza vitale per quanto riguarda il mantenimento delle biodiversità. I nostri ecosistemi sono sicuramente in pericolo e il benessere dell'umanità è intrinsecamente legato al corretto funzionamento dell'ambiente naturale. La temperatura è in aumento, questo lo sappiamo tutti, ormai ci sono città che hanno su diversi meridiani la stessa temperatura. Ma anche gli oceani, la blue economy, abbiamo il mare dei Caraibi, che può essere paragonato ormai diciamo al Mediterraneo, visto la quantità di barracuda che popolano ormai il nostro mare Mediterraneo, e i costi connessi agli eventi estremi sono sempre più elevati e quindi maggiori investimenti per riparare naturalmente i danni dalle grandi perturbazioni. Innovazione e sviluppo di soluzioni responsabili possono sicuramente consentire alle aziende di decarbonizzare le filiere produttive e riproporsi nell'economia circolare. Ovvero, i grandi flussi degli investimenti in ESG sicuramente porteranno a un miglioramento dell'efficacia energetica e quindi a un abbattimento del costo dell'energia. La diretta conseguenza è che tutti gli investimenti fatti per la protezione dell'ambiente non dovranno più necessariamente essere considerati un costo, bensì fattori di crescita.
Quindi, proseguendo con la S di società, S non significa società, ma anche social, quindi parliamo di diritti umani, diritti di lavoro, sfruttamento del lavoro minorile, protezione dei consumatori e sicurezza dei dati, temi che, come vedremo in seguito, sono ancora oggi di difficile applicazione e anche di soluzione. Infatti si parla anche di fallimento della dimensione sociale, poiché basti pensare che gli analisti all'interno dell'indice MSCI World All Country, ovvero l'indice che racchiude più di 3.000 azioni in tutto il mondo, all'interno di questo indice ci sono circa il 3% di controversie ancora sul lavoro minorile e addirittura il 20% delle aziende sono a rischio di transizione, ovvero quel rischio. I rischi di transizione sono quelli connessi alla modalità di passaggio verso un'economia di emissioni di carbonio a un ulteriore sviluppo tecnologico. Questo grafico ci dà l'idea appunto di quanto il peso della società e del livello sociale non sia equiparato a quello con cui si trasmette con l'ambiente e la governance. L'esempio è emblematico. In effetti però il pilastro sociale è naturalmente un elemento chiave per il miglioramento della produttività e delle imprese. Con la G di governance, cosa si intende? La governance è quel processo di regole e processi con cui si dirige un'organizzazione aziendale, di governo. Quindi gli engagement all'interno di una governance adeguata possono incidere naturalmente sulla governance della società, possono modificare gli assetti del consiglio di amministrazione, possono evitare, come in tante aziende esistono ancora oggi, che ci sia il caiman unico che sia amministratore e presidente, cosa insomma ancora presente in tante realtà aziendali. All'interno dell'economia che racchiude sia le sfide ambientali che le sfide socio-economiche, l'engagement rappresenta sicuramente un elemento imprescindibile nel modo di intendere e praticare gli investimenti responsabili. Gli asset management che collaboreranno con i governi, con le imprese, con le aziende e con i privati sicuramente forniranno finanziamenti per sviluppare la tecnologia, per migliorare la governance e per mettere anche obbligazioni verdi. Si stima che nei prossimi anni le grandi case di investimento stiano mettendo sul piatto circa dagli 800 e 1.000 miliardi di dollari. Quindi si immagini che flusso di denaro convoglierà verso la finanza sostenibile. Durante la pandemia, l'importanza della governance, chi aveva già una governance strutturata, tra governo o azienda, ha sicuramente, probabilmente, è riuscito a superarla in maniera efficiente. Cosa abbiamo imparato però dalla pandemia? Probabilmente si dovranno sviluppare, per quelle aziende appunto che si sono trovate sprovviste, dei programmi di protezione sociale e questi acquisiranno importanza come aspetti naturalmente di governance. Anzi, addirittura, poi alcune società di consulenza hanno evidenziato che la pandemia ha fatto crescere all'interno delle famiglie l'interesse per i consumi responsabili, un dato molto positivo. Però la governance naturalmente è fondamentale perché gestisce l'equilibrio tra i tre pilastri. Di vedere la governance prevede del tempo, non è una cosa, insomma, non è qualcosa che si può attuare in pochissimo tempo. Un impegno efficace necessita di tempo, naturalmente, perché aspettarsi risultati istantanei da un'attività di engagement è assolutamente insensato. Vado avanti. L'ESG, quindi, è un approccio sicuramente consapevole. Dobbiamo cambiare sia il modo, quello che facciamo, che come lo facciamo. Benché tutti gli stakeholder
contino, bisogna sempre ricordare che i ricavi partiranno dal cliente e qualsiasi timore relativo al cliente deve essere sempre in cima alle priorità del management di un'azienda o di un governo. Vorrei ritornare sul cambiamento climatico perché il rischio è proprio non coglierne le opportunità, considerato la quantità immensa di investimenti che preverranno verso l'obiettivo del 2030. L'Unione Europea ha fatto delle emissioni del gas serra una priorità assoluta, mentre uno studio di Deutsche Bank ha previsto che entro il 2030 l'80% delle automobili green sia un'automobile elettrica. E il 2030, al di là degli obiettivi posti dall'ONU, è praticamente domani. Chiedo scusa. Anche un articolo dell'Avvenire dell'anno scorso di novembre fa sì che la CEI consigli gli investimenti responsabili, prendendo come benchmark i 17 punti famosi redatti dall'ONU nel 2004. La finanza sostenibile è l'unica opportunità che ci rende per arginare i drammi dovuti ai nostri comportamenti privi di etica e di sostenibilità. Questa slide, questa foto ci tengo particolarmente in modo perché insomma rappresenta i nostri sforzi sulla destra e la terra che ci ringrazia, è una mano verde come la nostra terra e non rossa come quella di Marte e che ci ringrazia per tutto quello che faremo da qui al futuro, perché bisognerà smettere, perché il futuro è nelle nostre mani. A mio avviso, essendo un sostenitore della finanza sostenibile, bisognerà smettere di finanziare con i nostri risparmi, con i nostri investimenti, le società quotate in borsa e presenti nei fondi comuni di investimento che non siano allineati realmente ai valori di sostenibilità. Il futuro è nella finanza sostenibile. Concludo il mio intervento parlando di recente uscita la classifica dei 20 paesi più sostenibili del mondo secondo Robeco. È una classifica allargata, un po' di allargata al quarto posto, tra le prime quattro. L'Italia non esiste in questa classifica, il civilissimo Giappone è al 20° posto, troviamo la Danimarca al 4° posto, poi di seguito Norvegia, Finlandia e Svezia, ovvero i paesi nordici rimangono in cima alla classifica, ma sono praticamente anni, non si è primi in classifica dalla sera alla mattina, ma appunto questo ci ricollega al tema del nostro executive call, il DNA nordico di rendimenti e responsabilità di Nordea, in quanto il primo fondo socialmente responsabile addirittura è nato nel 1988 dal Nordea Asset Management, mentre l'ONU, abbiamo visto, nel 2004 solamente ha incominciato a interessarsi di sostenibilità. Questa scelta rafforza ancora di più, questa classifica rafforza ancora di più le mie scelte professionali nate già diversi anni fa, in cui ho incominciato a consigliare ai miei clienti investimenti sostenibili e mi dà l'assist per passare il testimone direttamente dal Salone di Risparmio, penso che dovrebbe star lì, a Francesco Piraino, che ci parlerà appunto di Nordea, di cosa fa per la sostenibilità Nordea Asset Management. Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti. Chiediamo scusa per questo inconveniente tecnico, ma è il bello della diretta. Pensate che avevamo fatto anche le prove e io mi sto collegando allo stesso PC. Non mi vedete, ma credo che sia meno importante rispetto a quello che vedete adesso, e cioè la copertina che ho scelto, che è uno dei canali di Copenaghen. Si parlava prima dei paesi nordici e proprio a Copenaghen ha la sede Nordea Asset Management, che è la società del gruppo Nordea, il principale gruppo finanziario della regione nordica. Pensate che ha nella regione nordica, ci sono fra Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia 24 milioni di abitanti, Nordea può vantare 10 milioni di clienti, quindi è la banca di riferimento di questo grande territorio, che però ha una densità di popolazione piuttosto limitata. Nordea qui opera come banca tradizionale con sportelli, attività di private, di corporate banking.
Al contrario, noi di Nodea Asset Management ci occupiamo di risparmio gestito e collaboriamo con le principali istituzioni finanziarie internazionali, come Deutsche Bank, con cui ci pregiamo di essere partner anche in Italia. Se andiamo nella pagina successiva, possiamo toccare con mano il tema della sostenibilità. La sostenibilità è davvero alla base della mission di Nordea e deriva soprattutto dalla consapevolezza di aver assistito nel corso del tempo a quei cambiamenti dell'ecosistema di cui si parlava prima. Infatti già a partire dagli anni 70 nei paesi nordici, con l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, le inondazioni, insomma, i nordici si sono già trovati ad affrontare questi problemi e avevano attivato delle soluzioni innovative, ad esempio eliminare le caldaie dalle case e sostituirle col calore recuperato dagli impianti industriali e dai termovalorizzatori. Io immagino che qualcuno di voi sia stato a Copenaghen e se ne è sicuramente accorto, perché c'è un'invasione di piste ciclabili. Da noi stanno arrivando dopo 50 anni, anche perché ovviamente i combustibili fossili sono una delle fonti di inquinamento più rilevante, come Paolo ci raccontava prima. E negli investimenti, e vado alla slide, Nordea è stato tra i primi firmatari dei principi degli investimenti sostenibili nel 2007 delle Nazioni Unite, per fare in modo che venissero finanziate quelle aziende che hanno una particolare sensibilità a sperimentare soluzioni per l'ambiente, ma non solo per l'ambiente, per la società, per la governance aziendale, per la parità di genere, per la sicurezza sul luogo di lavoro, insomma, per tutti quei temi legati agli SDGs, agli obiettivi di sostenibilità che le Nazioni Unite hanno cominciato a lanciare proprio nel 2007. Come vedete dal grafico, dalle barre che si alzano, il patrimonio degli investimenti sostenibili è cresciuto, ed è cresciuto in maniera importante nel tempo. Questo perché le principali società di gestione poi nel tempo hanno aderito a questo processo di cambiamento nel quale Nordea è stata sicuramente una delle società antisegnane. Se andiamo cortesemente a pagina 3, vi faccio vedere anche un riepilogo di che cosa fa Nordea negli investimenti sostenibili. Abbiamo detto, uno dei primi firmatari degli investimenti delle Nazioni Unite, nell'ambito dell'attività bancaria e promotore di iniziative per l'investimento responsabile, è uno dei membri più importanti di Climate Action 100, che è una sorta di forum internazionale che ha l'obiettivo di stimolare le principali 100 multinazionali al mondo ad adottare dei comportamenti virtuosi sul tema della sostenibilità. Da questo punto di vista, se guardiamo gli asset gestiti secondo i processi ESG, ci sono già 74 milioni all'interno di una serie di soluzioni cosiddette stars o tematiche che nel corso del tempo sono state adottate. Il primo fondo sostenibile è stato lanciato nel 2008 ed è il fondo sul clima e sull'ambiente, che ha avuto un grande successo non solo perché è sostenibile, ma se avete modo di analizzare le performance di questo fondo troverete dei numeri davvero molto molto interessanti. Vi pregherei di passare alla slide successiva cortesemente. Qui raccontiamo cosa significa sostenibilità da un punto di vista non più teorico ma pratico, perché andiamo a distinguere le attività che vengono adottate all'interno di Nordea, c'è un processo strutturato molto molto definito per questo tipo di soluzioni, che parte da un'analisi a livello aziendale, e cioè a livello aziendale si attiva un processo di esclusione di aziende particolarmente inquinanti, del petrolio, del tabacco, insomma vengono escluse necessariamente le aziende che potrebbero anche essere redditizie ma non sono ovviamente sostenibili. Ma poi il passaggio chiave
è quello di identificare caso per caso, titolo per titolo, azienda per azienda, un approccio, un'integrazione di questa analisi ESG all'interno dei processi di investimento, e cioè di quei processi che guidano nella messa a punto di una serie di fondi. Qui ne sono elencati alcuni che sono tra quelli più rilevanti in termini di asset in gestione tra Global Climate e altre strategie. Andando avanti, e proseguiamo proprio con questo processo, questo è il team che si occupa di sostenibilità, quindi un team che addirittura ha 18 risorse e che con le aziende condivide un percorso di cosiddette visite aziendali o comunque un'attività di engagement, di azionariato attivo, una serie di come dire, passaggi che vengono realizzati affinché non solo ci siano delle esclusioni di titoli inquinanti o di aziende che non rispettano i diritti umani o la sicurezza sul luogo di lavoro, ma soprattutto per stimolare le aziende, anche quelle che sono rimaste indietro, ad adottare dei comportamenti virtuosi nella sostenibilità per ottenere dei risultati tangibili, sia in termini di risultati tangibili, intendo due cose: migliorare la reputazione sul mercato, e questo è un impatto importante anche rivolto al consumatore finale che sceglie l'azienda anche per il profilo di sostenibilità che l'azienda è riuscita ad adottare, e questo aiuta la quotazione del titolo sul mercato. Ci sono svariate analisi fatte da diversi enti di ricerca che sono riuscite a dimostrare come le aziende più sostenibili riescono davvero ad ottenere un differenziale in termini di posizionamento sul mercato e anche di valore del titolo azionario. Se passiamo alla slide successiva, cortesemente. Ecco, Nordea non solo fa tutto questo, ma addirittura si è dotata di un rating interno. Quando noi operatori del settore ci confrontiamo con i cosiddetti benchmark, cioè i parametri di riferimento con i quali solitamente i fondi comuni di investimento si vanno ad affrontare per verificare la performance, ma anche gli indicatori di rischio, ebbene questi indicatori sono presenti sul mercato da più fonti, da quelle più conosciute anche dai non addetti ai lavori come Morningstar, ai benchmark realizzati da società specializzate nel mondo azionario. Prima si faceva riferimento all'indice Morgan Stanley World MSCI sulle azioni globali. Ebbene, pensate, Nordea ha creato un proprio rating di sostenibilità che spesso è più restrittivo rispetto a quelli presenti sul mercato. Aziende, comincio a fare qualche nome, come McDonald's, sono escluse al momento da questo indice perché il livello di contenziosi sui luoghi di lavoro di questa azienda, non perché si mangi male, ma perché ha un livello di contenziosi sui luoghi di lavoro, secondo l'analisi dei nostri esperti, che è 3 volte superiore rispetto a quello del mercato, e quindi l'azienda non è all'interno dei nostri benchmark, dei nostri modelli di scoring interno. Proseguirei nelle slide successive, cortesemente. Eccoci. Che cosa fa il team in concreto? Oltre 150 interazioni aziendali all'anno, quindi incontri con le aziende, condivisione del piano ambientale, condivisione del piano sociale dell'azienda, che adesso, come si diceva, sta diventando sempre più importante sia per la sicurezza sul luogo di lavoro, per la parità di genere, per tutta una serie di aspetti, nonché il tema della governance, che anche quello è diventato molto rilevante ed è previsto nell'ambito degli SDGs, degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite. Il team non solo incontra l'azienda per capire
che tipo di modello di riferimento in ambito sostenibilità l'azienda ha adottato, ma addirittura ha l'obiettivo di stimolare l'azienda a migliorare questo processo. Migliorando questo processo, l'azienda che cosa ottiene? Ottiene un finanziamento immediato e diretto da parte di una società di gestione che quando investe non lo fa in maniera speculativa, ma lo fa su un orizzonte temporale comunque significativo. E quindi questo è un tema che ha convinto sicuramente molte aziende a migliorare il proprio profilo di sostenibilità nel tempo. Vedete poi una scheda di un modello che va a identificare una serie di parametri di carattere sociale, di governance, di aspetti ambientali, di modello di business. Insomma, si costruiscono delle scorte. Singola azienda. Vi chiederei di passare alla slide successiva, nella quale, eccoci qui, vediamo che cosa significa azionariato attivo o engagement. L'engagement è la base sulla quale i gestori di Nordea, gli analisti di Nordea entrano in campo sul tema della sostenibilità. Lo possono fare nel caso in cui si crei un incidente sul mercato. L'incidente avviene quando British Petroleum va, per un incidente interno, finiscono centinaia di barili nel Golfo del Messico, la tragedia ambientale peggiore della storia americana. Quello è un tema per il quale il team si interroga se questo è un rischio reputazionale importante e se l'azienda deve essere sostituita eventualmente all'interno del portafoglio, e quali misure l'azienda sta prendendo per minimizzare questo tipo di rischio. Mi è venuto l'esempio di un rischio effettivamente enorme sul quale c'era poco da fare. In tanti altri casi le aziende si possono attivare in modo virtuoso per limitare, minimizzare o trovare delle soluzioni per limitare che questo rischio sia effettivamente così violento nei confronti della quotazione del titolo. C'è un engagement basato sul rischio, aziende che si trovano a dover fronteggiare dei rischi che non hanno ancora risolto o che stanno valutando. Ci sono tante aziende che hanno dislocato in paesi emergenti, sui quali ad esempio abbiamo scoperto in molti casi, anche nel caso di un'azienda multinazionale svedese, la sicurezza sul luogo di lavoro, ma soprattutto in alcune fabbriche. In quel caso lo stimolo ha funzionato perché l'azienda decide per eliminare l'ideologia di rischio che mette a repentaglio la quotazione. Poi ci sono i temi legati alla corruzione. C'è stato un incidente nei confronti del presidente di Samsung, che in quel caso si è attivato il team per capire che cosa si poteva fare e ha monitorato la situazione finché non è stata risolta. Andrei alla pagina successiva, per favore. Questo è invece un esempio virtuoso. Xcel Energy è una delle principali aziende americane di forniture di luce e gas, con sede nel Minnesota, ha 5 milioni e 6 di clienti. Nordea l'ha stimolata sul tema delle emissioni che in questo caso erano, ahimè, piuttosto significative, tanto da riguardare due importanti temi, che è quello dell'energia pulita e delle azioni sul clima. Se andiamo nella pagina successiva, vi racconto brevissimamente che cosa è successo. Nel 2017 l'energy mix dell'azienda derivava per oltre il 60% da combustibili fossili. Nordea ha chiesto all'azienda di cambiare passo, di modificare i propri processi produttivi, di limitare la quota di combustibile fossile nella produzione, e nel corso del tempo l'azienda ha seguito queste indicazioni, tanto da
definire un piano d'azione di riduzione del 7,8% di quota all'anno di carbon, di produzione di energia derivante dal carbone, e addirittura la remunerazione dell'amministratore delegato è stata legata a questo obiettivo di riduzione delle emissioni. In pochi anni, nel 2020, l'azienda ha pubblicato il proprio report di sostenibilità e ha ricevuto in America un premio importante, il Climate Leadership Award, un premio che viene dato ad un'azienda che si è distinta in maniera significativa nei confronti del clima e dell'ambiente. Non solo, negli anni successivi sono stati definiti degli obiettivi ambiziosi, tanto che dal 2021 al 2030 sono stati stanziati 25 milioni di dollari di investimento in energie rinnovabili di vario tipo. Nordea ha deciso di puntare su questa azienda che ha cambiato i propri processi produttivi e ha reso l'azienda meno inquinante, come dire, questo un modo con il quale vogliamo stimolare le aziende a modificare i propri processi, a diventare meno inquinanti, perché grazie a questo ricevono una migliore reputazione sul mercato e un vantaggio competitivo anche in termini di quotazione dei propri titoli azionari. Se andiamo avanti, chiaramente questo è un esempio, ma non finisce qui. Ci sono in questo momento aperti tante altre attività di engagement. Ce n'è una con il governo brasiliano sul tema della deforestazione dell'Amazzonia, che sta determinando un danno reputazionale molto forte al governo brasiliano. Che cosa ha fatto Nordea? Ha congelato l'acquisto di obbligazioni brasiliane, sta cercando di in qualche modo di stimolare, di condizionare il Brasile a modificare, a mettere in sicurezza questo patrimonio dell'umanità. Un engagement interessante, quello di Autoliva, che questa azienda svedese, pensate che sul loro sito, se andate a vedere, loro sono tra i produttori, principali produttori al mondo di airbag, e c'è scritto: ogni anno salviamo 30.000 vite umane. Questo grazie al fatto che Nordea li ha stimolati nella fase di testing dell'airbag, che a volte veniva condotto in fabbriche in paesi emergenti, in Cina in particolare, con livelli di incidenti elevato, livelli di incidenti a volte anche mortali. Grazie agli stimoli di Nordea sono stati messi è stata messa a sicurezza la fase di testing questa azienda. Il settore farmaceutico indiano è sotto i riflettori in questo momento, perché molte multinazionali a livello globale producono lì e purtroppo inquinano le falde acquifere. Anche questo è un tema molto importante con il quale Nordea, non da sola ma assieme alle altre società di gestione, sta cercando di stimolare il settore farmaceutico indiano a modificare questo tipo di processi produttivi. Concludo rapidissimamente, grazie. Se andate nella slide finale, che è quella successiva, qui vedete i numeri di che cosa significa sostenibilità per Nordea. Significa aderire ad una serie di associazioni internazionali, significa sottoscrivere i principi di investimento sostenibile delle Nazioni Unite, ma soprattutto significa collaborare con questa attività di engagement, di azionariato attivo nei confronti delle aziende, per ottenere un duplice obiettivo: un mondo migliore, un mondo meno inquinato, un mondo più giusto, contemporaneamente però obiettivi di rendimento che sono generati da questi comportamenti virtuosi, perché ormai sostenibilità e salute vanno a braccetto. E con questo vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento.